Emozionante solo per il pubblico che c'era, anche alla partenza e nella parte finale. Sono molto onesto, non è stata mai la salita che ho amato, l'ho sempre sofferta, anche quando mi hai attaccato tu. E oggi la prima cosa che ho pensato è che devo difendermi e ho pensato solo a prendere il mio ritmo e andare su. Però è stato magico questo Giro d'Italia per me. Ho annunciato che a fine anno chiudo, questo è molto importante perché il Giro d'Italia mi ha regalato sempre grandi emozioni. E l'ha fatto ancora adesso fino ad oggi. Chiaro, non sono riuscito a trovare la vittoria perché non è mai semplice. Io sono stato sempre un corridore un po' regolarista e non ho mai avuto, diciamo, una grande sparata o qualcosa, o anche andare in fuga era molto difficile perché mi chiamo Vincenzo Nibali, quindi sei sempre un po' temuto. Però sono veramente molto soddisfatto e contento di essere arrivato fino a qui. Solo per dirti grazie per il giro che ha fatto, disfruta tutta la corsa che sta avanti questa stazione, perché la gente ha disfrutato tantissimo con te, anche io. Dico grazie alla gente e per me è anche un'emozione essere intervistato in questo momento da te. Ciao, grazie. Sì. Un effetto particolare di essere intervistato da Alberto. Sì, è molto strano. Molto particolare. Che emozione, mamma mia. Mitico.